stiamo occupando in questa settimana dell'ottavo decreto salva Ilva e di fatto ammazza Taranto. In buona sostanza l'Ilva può continuare a produrre, il sequestro viene cancellato da parte del governo e si può continuare a produrre, basta che il governo, che l'Ilva dia delle garanzie e poi può fare quello che vuole, tanto pure che muoiono altre persone, come è già successo, chi se ne frega. Questa è la realtà cruda e nuda e cruda, che piaccia o no. E allora siamo in compagnia di Aurelio Rebuzzi, un uomo che ha perso il proprio figlio a 16 anni, ucciso dalle polveri sottili. Noi abbiamo pensato a un'idea, a un'iniziativa, una bella marcia, tra virgolette, su Roma, una protesta civile, democratica e pacifica. Tutti i tarantini sotto Palazzo Chigi per gridare con tutte le proprie forze che Taranto non è carne da macello. Caro direttore, io sono propenso a farla anche da solo, nel senso che spero che i cittadini, i pugliesi, i tarantini, perché questo inquinamento arriva lontano, allora tutti quanti partecipano per andare a manifestare sotto Palazzo Chigi affinché questo scempio debba terminare. Quindi io mi ripeto dicendo che sono disponibile a recarmi da solo, a legarmi davanti a Palazzo Chigi con l'immagine di mio figlio e dicendo loro: se hanno dei figli, mettetevi la mano alla coscienza. E questa manifestazione va fatta in memoria di tante persone che non ci sono più, di Alessandro Moricella, e guardate, in nome e in memoria di quest'anima di Dio che a causa di una industria assassina purtroppo non c'è più. One foot onto the-